grande novità è che oggi dal consumo di noci o materiale comunque alimentare con guscio rigido si possa ottenere energia con una biomassa di nuovissimo conio. Come si fa a fare questo? Qual è l'idea che avete avuto? L'idea nasce dall'onda del successo dell'altra società di famiglia, la Cerago Bulbi SRL, che opera nel settore florovivaistico. La necessità dei nostri clienti di trovare alternativa ai comuni combustibili fossili ci ha spinti a cercare nuove soluzioni e abbiamo trovato in queste nuove soluzioni tutti gli scarti agroalimentari che si producono in Italia, tipo i gusci di nocciola, i gusci di mandorle, il nocciolino di olive. Siamo la prima società in Italia certificata da Bioma Sud per questi prodotti. Quando si parla di questa tipologia di materiale, che cosa si intende e soprattutto perché utilizzarlo? Noi ci siamo affacciati su questo scenario in quanto questi prodotti, che poi sono sottoprodotti dopo che avvengono tutta la fase di produzione, se non venissero usati come combustibili da biomassa sarebbero dei rifiuti. Iniziamo una fase di lavorazione che diciamo vengono depolverizzati, triturati, setacciati, imballati e quindi poi pronti alla vendita. E abbiamo inventato due prodotti, uno che si chiama il trito, uno che si chiama misto. Il trito sono gusci di nocciola che vengono tritate, vengono setacciate perché per evitare che ci siano dentro legnetti di potatura o altri materiali che si possono trovare nella normale raccolta delle nocciole, vengono depolverizzati perché comunque c'è polvere dentro e vengono imballati e questo lo chiamiamo trito. L'altro invece è un misto che viene fatto da gusci di nocciola tritate mischiati dal nocciolino di olive che aumenta un po' il potere calorico e l'abbiamo chiamato misto. Dal punto di vista della produzione di energia, soprattutto delle emissioni, che tipo di produzioni, diciamo, di inquinamento abbiamo? Abbiamo una diminuzione del 98% di emissioni di gas serra in meno nell'aria.